Buongiorno, allora questa mattina eh, vorrei partire con una data, la data è quella del, dell'8 di marzo, oggi è l'8 di aprile ed è passato esattamente un mese eh, dal giorno in cui quello abbiamo chiamato in tanti lo sciagurato weekend, è sciagurato nel senso che a seguito di quel weekend... Eh, come era stato previsto ci furono poi una serie importanti di contagi, ricordo un weekend in cui i paesi del Lago di Garda, della Lessigna la nostra città erano piene di gente ed infatti a due settimane di distanza da quel weekend eh, mi sono andato a rivedere i dati abbiamo avuto nelle 24 ore eh, 170 eh, cont persone contagiate in più eh, che è un po' la punta massima che è stato raggiunto, perché dico questo? Eh, dico questo perché eh, è stato e motivo anche, l'ho già fatto anche in passato nei giorni scorsi, le, eh, le motivazioni che mi hanno portato ad adottare dei provvedimenti eh, più restrittivi anche rispetto a quelli della regione e a quelli dei DPCM in quei, in quei giorni, eh, la scelta che ho fatto in modo eh, deciso, sicuramente in modo molto determinato, è stata quella di avere dei provvedimenti più restrittivi sulla base di due parametri particolari della nostra città. E i due parametri particolari erano appunto che avevamo vissuto un weekend eh, in cui c'erano stati eh, tanti assembramenti, questo aveva determinato in quei giorni, quindi stiamo parlando verso la metà, la fine di marzo, eh, un aumento esponenziale dei contagiati nella nostra città e nella nostra provincia e quindi questo elemento, cioè quel momento molto critico per la nostra città, legato al fatto che la nostra città a differenza di tanti piccoli medi comuni eh, del veneto e anche sparsi soprattutto diciamo del veneto eh, è la più grande città capoluogo del veneto e ha delle specificità particolari con delle, eh, una densità di popolazione che è molto superiore rispetto a quella di piccoli comuni ecco la somma di queste cose mi ha portato a prendere dei provvedimenti restrittivi e eh, devo dire che eh, eh, la curva dei numeri dei giorni successivi ci sta dicendo sicuramente che quei provvedimenti erano assolutamente necessari. Adesso siamo arrivati oggi mercoledì. Siamo eh, a metà di una settimana che ci porterà al giorno di Pasqua, a Sabato Santo, la Pasqua, la Pasquetta. Eh, non è finita la partita. La partita la cosiddetta prima fase, quella che noi definiamo prima fase, non è finita. Bisogna tenere alta l'attenzione. Ed è il motivo per cui, tra l'altro, ieri, nel Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, è stato stabilito che i controlli in questo fine settimana fino a lunedì di Pasquetta siano dei controlli molto forti, dei controlli che avranno una presenza anche aerea, eh, sia eh, sulle sponde del Lago di Garda con l'ausilio di un velivolo leggero della Protezione Civile, e sia sul Lago di Garda e anche sulla città con un elicottero messo a disposizione e ringrazio la, dei dal, messo a disposizione dall'arma dei carabinieri. Per certificare, controllare e verificare che non si creino assembramenti eh, sulla base del presupposto che le belle giornate e eh, quello che ormai si legge sui giornali d'inizio della fase 2, siamo ancora nella fase 1. Siamo ancora nella fase 1 significa mantenere alta l'attenzione perché possiamo fare la fase 2 solo se chiudiamo eh, in modo importante. Dal punto di vista dei comportamenti, l'attenzione ai comportamenti, questa fase, perché non si deve verificare quello che si verificò l'8 marzo e che poi generò tutta una serie di contagi nelle settimane successive. Non possiamo permetterci di avere, nel momento in cui andremo a riprendere, eh, gradualmente la nostra normalità delle ricadute che, sono che vengano determinate da comportamenti non in linea con quelli che sono i, i provvedimenti restrittivi in vigore in questi, in questi giorni. Questo, lo ribadisco, è di fondamentale importanza. Sarà una Pasqua una Pasquetta diversa da quella degli altri anni, ma sarà una Pasqua una Pasquetta che ci permetterà, se vissuta eh, in linea con quelli che sono i provvedimenti oggi in vigore, ci permetterà gradualmente di ritornare ad una normalità. Eh, la fase 2, eh, mi viene chiesto in questi giorni la fase 2, abbiamo letto quando inizierà, io non so quando inizierà la fase 2, è chiaro che eh, se la comunità scientifica e gli indicatori ci diranno che c'è la possibilità di iniziare questa seconda fase, che significa un graduale ritorno ad una normalità, che sarà una normalità tra l'altro diversa da quella di prima del, dell'emergenza del coronavirus, eh, io ritengo di che si potrà, ma questo ovviamente lo dico oggi, ma voglio essere ben chiaro, valuteremo nei prossimi giorni anche sulla base delle indicazioni della comunità scientifica, sulla base di quelli che saranno i provvedimenti a livello governativo, a livello regionale. Ricordo che i comuni, i sindaci possono prendere dei provvedimenti solo che, sono più che siano più restrittivi rispetto a quelli presi dagli organi di carattere superiore. Eh, il nostro graduale ritorno alla normalità, la specificità della nostra città potrebbe determinare un riallineamento di quelli che oggi sono provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli presi dalla regione o dal governo, eh, come per esempio la possibilità eh, che è permessa oggi con determinate caratteristiche, determinati limiti eh, di eh, fare i mercati dal punto di vista dei banchi eh, dei generi alimentari, quindi valuteremo questa opportunità, come potremmo anche valutare la, la possibilità di avere eh, eh, la possibilità appunto di eh, poter uscire eh, in, per un raggio limitato eh, vicino alla, alla, alla nostra abitazione, ma questo evidentemente lo decideremo, lo decideremo nei prossimi giorni e significherebbe riallineare la nostra città che, ripeto, ha avuto dei provvedimenti più restrittivi perché non dimentichiamolo che nelle scorse settimane eravamo la città più attenzionata, quella che aveva il maggior numero di contagi ed è forse proprio grazie a questi provvedimenti che ci verrà permesso di avere un graduale eh, ripristino della normalità e aver evitato quello che abbiamo visto in altre regioni, in altre parti, in cui invece i contagi hanno determinato un numero di decessi, un numero di ricoveri che sono esponenzialmente più elevati rispetto a a quelli delle nostre città. Dico anche che eh, ritengo che possa essere nella nuova normalità, nel graduale ritorno alla normalità, la possibilità di fare delle cose ulteriori rispetto a quelle che si possono fare oggi, ovviamente sempre eh, garantendo l'uso della mascherina, l'uso della protezione eh, de della bocca, perché questo evidentemente nel ritorno ad una graduale normalità sarà lo strumento più importante e più efficace per fare in modo di non avere, eh, di non avere eh, ricadute. Mi fermo Batta, qua. Sì, l'assessore Segala. Ah, buongiorno, eh, presentiamo oggi un, un piccolo servizio che eh, è nato su, dalla volontà del sindaco e con, in squadra con altri assessori oltre a me, cioè Zanotte Zavarise, che mette in rete quello che è eh, diciamo, alcuni servizi comunali che in questo momento sono chiusi per necessità appunto dell'emergenza. Questo, ehm, questo servizio si chiama Il Comune a casa con voi, questo è il logo e lo troverete sulla home page del sito del, del nostro comune. È una piccola attenzione del comune verso i cittadini che sono chiusi a casa. Due volte al giorno, dal lunedì al sabato alle 10 e alle 16, verranno pubblicati dei video. Alcuni video sono già eh, presenti, diciamo erano già servizi esistenti come per esempio i musei visti da vicino o altre legate alla Verona nascosta. Altri sono stati proprio realizzati in questi giorni e quindi chiaramente proprio per la necessità di non poter avere degli operatori professionali li vedrete sono anche molto caserecci fatti dai nostri eh, tecnici comunali che con volontà eh, si sono posti al servizio. Eh, Faccio qualche esempio, ci sono i video del centro di riuso creativo di Roletta Castagna che proprio sono legati alle ehm, diciamo, esperienze che possono fare le famiglie insieme ai bambini, per esempio con il riuso di oggetti diciamo, rifiuti, i musei visti da vicino che sono del settore cultura, le ricette che sono a cura dei ristoranti tipici veronesi. Gli uffici comunali si raccontano e qui andremo proprio all'interno dei nostri uffici per vedere come siamo organizzati. La cura del verde sui nostri balconi è sempre organizzata dal Centro di Riuso Creativo, insieme però al Centro Nazionale di Biodiversità dei Carabinieri di Peri sono quelli con cui abbiamo fatto anche tutto quel percorso di Ridiamo un sorriso alla pianura padana. Poi con l'Associazione Giochi Antichi e Toccati c'è un programma condiviso per la salvaguardia dei giochi e degli sport tradizionali. Quindi iniziamo a vedere giochi tradizionali che possiamo fare in casa, come per esempio cioè, il primo sarà il gioco delle noci. Poi alla eh, parte del teatro ci saranno i, i sonetti di Shakespeare letti da giovani attori, oppure gli spettacoli di danza che avrebbero dovuto essere eh, realizzati al Camp Loi, e quindi non sono, non sono partiti, li vedremo comunque online. Infine Verona nascosta di Susanna Carli sono dei bellissimi servizi sui nostri monumenti, in particolare porte, forti, bastioni. Partiremo con i bastioni di Santo Spirito e di San Bernardino. Approfitto per ringraziare tutti perché non è stato facile neanche organizzare in maniera anche veloce tutti eh, questi servizi video, per cui eh, è stato bello però provarci proprio per la città. Allora. I controlli di Pasqua, Sindaco, eh, controlli più stringenti, controlli allora, mai, mai visti prima, qualche dettaglio in più. Allora, i controlli più stringenti, ho già dato qualche anticipazione. Intanto verranno controllate quelle che noi riteniamo, che abbiamo ritenuto ieri al Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, eh, le, le, le parti più sensibili del territorio. Quindi, fondamentalmente, eh, scusate. Quindi, fondamentalmente, le vie di penetrazione e di uscita dalla città, soprattutto verso il lago, verso i Lessini, verso, verso la collina. Eh, come dicevo prima, un controllo anche aereo di quelle che sono le seconde case, quindi, anche qui sono interessati in realtà tanti cittadini veronesi che magari hanno la seconda casa sul lago di Garda, sui Lessini eh, o comunque in collina, e che invece, ribadisco, eh, bisogna rimanere nelle proprie case in cui ci si trova, ci si trova in questi giorni. Quindi un controllo aereo sia sulle, sulle, sulle zone lungo tutta la fascia del lago di Garda e un controllo con l'elicottero anche e soprattutto sulla città. Sulla città concentrato, dicevo quello veicolare, sulle vie di ingresso ed uscita e poi su quelle zone della città che storicamente e tradizionalmente sono quelle più utilizzate, tra virgolette, nel ponte di Pasqua, quindi le zone collinari, la zona delle torricelle. Eh, Avesa, Quinzano, insomma tutte quelle parti che generalmente per la loro conformazione sono una grande attrattiva per tutti noi veronesi per andare a fare la cosiddetta scampagnata fuori porta, quindi avremo un controllo massiccio del territorio, avremo un, un controllo massiccio anche infracittadino perché non si può nemmeno pensare di andare a pranzo di Pasqua dai parenti, dagli amici dai genitori o quant'altro, ognuno il pranzo di Pasqua deve farlo a casa, a casa propria quindi verranno messe in campo delle forze eh, anche extra proprio per eh, controllare e mappare principalmente tutte queste situazioni che sono quelle che storicamente nei giorni di Pasqua verrebbero vissute eh, generando degli, de, de, degli assembramenti, generando un grande flusso di traffico. Però ritengo che il controllo del territorio, così come è stato predisposto per questo ponte, non abbia precedenti negli, ultimi, eh, ne, negli ultime settimane, ma neanche negli ultimi mesi o negli ultimi anni. Proprio perché Ribadisco quello che ho detto prima, non dobbiamo incorrere nell'errore data dalla bella giornata, data dalle festività, che lo possiamo fare, non si può fare e non si può fare non tanto e non solo perché è, è proibito da provvedimenti normativi, non lo possiamo e non lo dobbiamo fare perché non è questo il momento di abbassare la guardia, questo è fondamentale. Saranno interessate non solo ovviamente la Polizia Locale, gli agenti Tutte le forze, forze dell'ordine, eravamo al COSP, quindi... Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, le polizie locali, perché poi ieri abbiamo parlato anche su base ovviamente provinciale, quindi questo sarà un controllo del territorio, di tutto il territorio provinciale, anche e soprattutto evidentemente quello comunale. Ci sarà anche l'esercito? L'esercito c'è già, nel senso che l'esercito, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, è già presente per fare questa tipologia di controlli e anche loro sono a disposizione per, eh, per effettuarli. Eh, per quello che riguarda la fase 2, invece, detto che appunto per aprire o per un graduale ritorno alla normalità servono i provvedimenti governativi, eventualmente da questi provvedimenti governativi che cosa auspica, cosa, cosa si aspetta, soprattutto per il settore economico? Ma io mi, aspetto, io mi aspetto che siano dei provvedimenti, si parlava già ed è nella logica delle cose, che siano le aziende le prime che potranno. Riaprire. Quindi che siano dei provvedimenti che da una parte tengano conto del fortissimo impatto negativo che ha avuto questa emergenza e che quindi mettano, rimettano in moto eh, la macchina dell'economia, dell il volano economico de, del nostro paese e quindi anche della nostra, della nostra città. Dall'altra parte l'attenzione a non varificare tutto quello che è stato fatto fino adesso. Quindi che siano dei provvedimenti che portino ad un graduale... Eh, ad una graduale ripartenza con questa attenzione: fare il più possibile per rimettere in moto il motore del nostro paese, della nostra città, e parallelamente anche con la garanzia che venga preservato tutte le fatiche, tutti i sacrifici che abbiamo fatto fino in questo momento. Per quello che dicevo prima, che verosimilmente anche a livello cittadino, quei graduali, quelle graduali riaperture saranno da una parte collegate al fatto che eh, le protezioni del, della bocca, le, la, la distanza da mantenere, lo stare in fila come siamo abituati oggi al supermercato dovrà diventare la nostra nuova normalità. Se vogliamo fare in modo che i sacrifici di oggi non, non siano veramente vanificati e non ci impongano, come abbiamo visto in altre parti del mondo, di poi richiudere tra, tra qualche mese, qualche settimana. Su questo dobbiamo essere molto e molto precisi e determinati. Anche e soprattutto con i comportamenti delle persone, che ormai penso che abbiano capito l'importanza di eh, avere determinati comportamenti al di là anche delle norme, al di là anche delle norme perché divent deve, deve diventare un'abitudine. Più riusciamo a, a far diventare una nostra abitudine il rispetto di tutte queste misure di prevenzione, e prima e più velocemente potremmo eh, ritornare ad una normalità in tempi appunto brevi. Bar e ristoranti che cosa si augura? Ma i bar e i ristoranti, eh, questi, allora ricordo che i provvedimenti di carattere economico sono i provvedimenti che può prendere solo il governo, certo. tra l'altro, e quindi noi ci adegueremo a quelli che sono i provvedimenti dei governi. Ma vale anche e soprattutto per i bar e i ristoranti che in una città come la nostra stanno subendo, sono tra quelli che stanno subendo l'impatto più devastante, è, è evidente, vale quello che dicevo prima: cioè la possibilità gradualmente di poter ritornare ad una normalità sapendo che eh, nel prossimo futuro eh, ci saranno delle norme di comportamento, delle distanze da tenere, e eh, tutta una serie di attenzioni che saranno fondamentali e questo è a vantaggio di un'intera comunità, è a vantaggio anche di chi ci lavora evidentemente all'interno dei bar eh, e dei ristoranti. Io continuo a ripetere, e questo lo dico dal punto di vista economico, che dovremmo riuscire, eh, e su questo io sto già lavorando, a lavorare fuori dagli, dai vecchi schemi, perché la ripartenza... Sarà in un mondo diciamo, che è diverso rispetto a quello di un mese fa, si voglia o non si voglia. Questo è successo e questo succederà. E quindi la capacità dal punto di vista degli interventi strutturali del governo, dal punto di vista degli interventi in questa fase che sarà ancora emergenziale ma di graduale riapertura e dal punto di vista anche dell'attrattività di una città, e quindi questo è il ruolo importante che ha eh, l'amministrazione comunale, dovremo ragionare appunto con... Eh, con la stessa determinazione con cui abbiamo affrontato, questo ci tengo a dirlo, con cui abbiamo affrontato l'emergenza sanitaria, ci vorrà la stessa determinazione, lo stesso spirito di squadra anche per affrontare l'emergenza economica, perché da soli, lo ribadisco sempre, non si va da nessuna parte. E l'ultima cosa per il sindaco, se ci sono novità sulla stagione lirica. Novità sulla stagione lirica, ci stiamo video sentendo ormai quasi quotidianamente, abbiamo in agenda anche nei prossimi giorni. E ho fatto fare tutta una serie di simulazioni, eh, a seconda ovviamente di quelli che saranno i provvedimenti governativi, a seconda di quelli che saranno gli sviluppi, a seconda di quello che sarà che succederà nelle prossime settimane e nei prossimi giorni eh, trarremo le conclusioni delle varie simulazioni. Simulazioni intendo di vari scenari che ho, ho chiesto di prospettare eh, rispetto alla stagione lirica e a quel punto prenderemo, prenderemo la decisione. Le ultime due per l'assessore Segala, veloci e da trattare insieme, con che cosa si comincia oggi con i video e se ci sono cose apposta per i bambini, cioè video che possano intrattenere i bambini a casa. Sì, allora oggi iniziamo con Verona Nascosta, con i bastioni di Santo Spirito e di San Bernardino alle ore 16 e eh, per le famiglie in particolare sono tutte le attività del centro di riuso creativo, quindi ci sono anche delle sfide che lanciamo. Per esempio eh, legati ai temi ambientali cioè quindi realizzare alcuni oggetti con appunto quella fabbrica che abbiamo comunque in casa che è la fabbrica dei rifiuti quindi utilizzando i rifiuti che andrebbero comunque buttati inoltre ci saranno anche caccia al tesoro e altre sempre attività giochi eh, sempre per bambini e famiglie bene allora io per ora non ho altro eh... E quindi... io auguro una buona giornata a tutti lo ribadirò anche nei prossimi giorni sarò eh, martellante sul rispetto delle prescrizioni per il ponte di Pasqua eh, è un passaggio che è fondamentale l'ho detto prima in altro contesto con una battuta eh, noi dobbiamo cominciare a giocare il, il turno successivo ma il turno prima non è ancora finito e non pensiamo pensare di eh, mollare verso la fine della partita pensando di aver già vinto è esattamente la stessa cosa, adesso mi ha appena scritto il comandante della Polizia Locale Altamura. Sono arrivati i primi buoni stampati con tutti i loghi anticontraffazione. Il sindaco adesso all'1:15 e un quarto va in sopralluogo a vedere i primi buoni che verranno poi distribuiti domani. A domani. Buona giornata.